Vicino non ha fatto, a un certo punto viene una fede e si fa per convinzione, non politica, ma dell'uomo. Io ho subito 27 attentati, non uno, e purtroppo lo si fa per fede. Suo papà ha lasciato la sua bambina e la sua moglie, io ho dovuto lasciare i miei figli, ma vede, a un certo punto, quando tu venivi avvicinato dal comandante, era impossibile dirgli di no, perché era talmente una persona, poi il comandante poi ha una grande personalità e un'umanità interna che purtroppo la gente non conosce. Vede Arafat come il famoso terrorista, ma non era assolutissimamente questo. Non posso dire che era un santo, però sicuramente ci ha coinvolto a tutti. Comandante ha dovuto stare, ha rischiato non la vita, molto di più, perché stando sempre con Arafat ha rischiato la sua carriera politica, non facendo il politico, perché lui doveva essere accettato, attenzione, dagli americani, dagli inglesi, da tutti quanti, non è che potesse fare pilota di Arafat così per scherzo. Pertanto questo vuol dire che il comandante era talmente una persona per bene, di fiducia, che era stato accettato non solo dal comandante Arafat e da tutti i suoi servizi, ma da tutte le componenti che facevano parte della missione di pace per Arafat, addirittura la Spagna. Potrei rispondere? Sì, Tutto quello che ha detto l'ambasciatore è verissimo. Arafat è una grande personalità. E io devo dire che, così adesso sentendo le sue parole, io sono stato accettato, io e mia moglie, quest'anno in un campo inglese, campo militare off limit a tutti gli stranieri. E noi siamo, io e mia moglie siamo amanti del golf, però da Larnaca, dove noi risiediamo, per giocare a golf ci vogliono 3 ore, 1 ora e mezza di macchina andare a Paphos, perché i campi da golf non ci sono a Larnaca, c'è solo